Perché l'amministrazione, quindi voi, perché qua l'amministrazione è la vostra espressione, l'amministrazione non spende, cioè il sindaco non è che tira fuori i soldi di tasca sua e li mette da una parte, oppure fa le azioni senza aver avuto un mandato dalla popolazione. Però c'è stato questo stare insieme, questa collaborazione, in modo particolare nella fattispecie con tutto il volontariato della Prolò, perché è vero che l'amministrazione ha impegnato delle risorse, ha eseguito i progetti, ma è altrettanto vero che se stamani mattina siamo a inaugurare questa struttura, questo luogo, dove ci auguriamo che la nostra gente possa stare insieme lontano da quella macchina infernale che è la televisione, io lo dico sempre ogni volta che vengo a manifestare. È uno strumento particolarmente interessante, ma che oggi viene utilizzato, a mio modo di dire, in modo sbagliato. Quindi la vostra collaborazione, la vostra sussidiarietà con la pubblica amministrazione ha permesso che stamani mattina inaugurassimo e che da stasera possiamo utilizzare questo punto di incontro della nostra gente. Mi auguro che sia un punto di incontro di tutta la gente del comune di Chianisco. E non solo. Voi sapete che stiamo marciando anche a tappe molto veloci per arrivare a far esprimere la nostra gente sulla fusione del nostro comune con quello di Castelfranco. Guardate, è una cosa importante questa cosa, perché poi anche questa struttura sarà a disposizione di tutta la gente di questo territorio, che tutto sommato credo sia uno dei più belli del Valdarno. Quindi Roberto, prima di tutto a te consegno i ringraziamenti dell'amministrazione, li trasferisci a tutti quanti, a tutti i tuoi collaboratori. Mi verrebbe di fare i nomi, ma poi rischio di lasciare indietro qualcuno e poi prendo le bacchettate nelle mani. Ma chi mi guarda, specialmente questi che sono qui in piazza e quelli che sono dentro a lavorare, desidererei davvero fargli i miei più sentiti ringraziamenti, i miei personali, ma anche i ringraziamenti per quello che io rappresento.